Perde il controllo dell'auto, urta il terrapieno e si ribalta 30 metri dal punto di fuoriuscita della sede stradale. Grande spavento a Fenile di Fano per una 44enne trasportata in ospedale. Tutto pronto per la caccia all'affare. Nelle Marche il 6 luglio partiranno i saldi estivi e dureranno fino al 31 agosto. A Fano giovedì torna la notte dei saldi. Sosta selvaggia e passaggio incontrollato di veicoli sulla pista ciclabile dell'Arzilla. Insorge la Lupus in Fabula che chiede provvedimenti prima che si verifichi un incidente come quello della scorsa settimana a Lido di Fano. Donate dalla combattente di Fano una targa ricordo e quattro bocce al vescovo uscente Armando Trasati. Armati di pennelli, 40 giovani riqualificano la città. Partito anche a Fano il progetto Ci sto a fare fatica, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 16 a 21 anni. In premio 50 euro spendibili nei supermercati locali. La Borghetti Bugaron Band festeggia i 35 anni di attività con il nuovo singolo Il Barnesi, un brano che vuole essere un inno alla libertà di pensiero, a testimonianza di una lunga storia musicale e artistica nel territorio fanese. Il Barnesi è la band, cooper improvvisamente, il Barnesi è decor. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano la cronaca con l'incidente accaduto oggi alle 13.30 a Fano. Coinvolta una fanese di 44 anni che alla guida di una Opel Agila stava percorrendo la strada provinciale 45 in direzione Monte. Giunta in prossimità del civico 52 che si trova oltre il paese di Fenile, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo ha urtato il terrapieno posto sulla destra e ha finito la sua corsa ribaltandosi a circa 30 metri dal punto di fuoriuscita dalla sede stradale. Sul posto il 118 che ha trasportato la conducente all'ospedale di Fano, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi di legge. Invece un fanese di 76 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta autonoma con la bicicletta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 in via Mattei, nei pressi del distributore di carburante. L'uomo che stava procedendo in direzione Monte pare abbia perso il controllo a causa del cappello che aveva in testa che gli è volato via. Il 76enne è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Croce. Nella regione Marche prenderanno il via giovedì 6 luglio e proseguiranno fino al 31 agosto i saldi estivi 2023. Allora scopriamo con Marco Lonigro come si stanno preparando i commercianti. Da 4 giorni è iniziato il mese di luglio e presto partiranno anche i consueti saldi estivi. È in arrivo dunque la stagione degli sconti che mette d'accordo venditori e clienti pronti a dare il via alla matacaccia, all'affare. Ogni regione ha le proprie modalità e durate. I commercianti marchigiani infatti sono pronti a fissare etichette promozionali dei saldi estivi dal 6 luglio al 31 agosto. Speriamo bene come tutti gli anni, d'altra parte sempre andati bene perché quest'anno no, quindi speriamo anche che vada bene quest'anno. Fino adesso abbiamo lavoricchiato con i saldi, speriamo di incrementare ancora di più il nostro lavoro. Anche ieri sono arrivate cose nuove, quindi stiamo acquistando sempre poi dopo scontati, tutta la merce sarà scontata. Speriamo bene nel turismo, nelle persone qua di Pesaro anche. Io penso che andrà benissimo perché adesso le persone non vedono l'ora che arrivi gli sconti. Sì, sì, bene, bene. Yeah. Un consiglio per chi andrà a caccia di affari durante questi saldi, massima attenzione alla qualità. Certo, questo senz'altro, qualità, e io parto subito con il 30 e ci sono qualche capi di borsa così con il 50. La prima settimana sono invogliati, vengono a vedere, poi diventa una vendita normale perlomeno in questo negozio come tutti i giorni. Quale sarà la percentuale sugli sconti? Faccio il 30%, poi quando sarà verso la fine di agosto anche a metà prezzo. La nostra tipologia però di vendita è diversa perché tutto l'anno abbiamo prezzi buoni, economici, riusciamo ad avere clientela giornaliera che non si aspetta chissà che cosa perché ormai ci conosce. Speriamo che il tempo migliori, rimanga buono, però non c'è tanta gente in giro ancora, speriamo meglio. Durante i saldi sempre massima attenzione alla qualità del prodotto.
Sì, questa è la nostra prerogativa, la qualità cerchiamo di averla tutto l'anno, i prezzi sono, ripeto, buonissimi sempre, faremo qualche cosa di sconto dove gli articoli sono disassortiti, però per quanto ci riguarda il nostro prezzo è sempre buono. E a Fano giovedì 6 luglio torna la notte dei saldi, una serata in cui i negozi rimarranno aperti dalle 21 a mezzanotte, inoltre per l'occasione in piazza ci sarà uno spettacolo di danza. Giovedì 6 luglio prendono ufficialmente il via i saldi estivi, anche quest'anno i commercianti di Fano daranno un'ulteriore occasione per fare acquisti convenienti. Assolutamente sì, e noi siamo molto, molto contenti di aver ricreato questa sinergia tra tutte le associazioni di categoria proprio per ridare vitalità alla serata dei saldi che quest'anno parte appunto il 6 di luglio con un gruppo che farà appunto un bellissimo spettacolo di danza collegato ad uno spettacolo di musica, quindi proprio un intrattenimento per portare gente in centro storico, veramente tornando a quello che era precedentemente, prima della pandemia e gli anni scorsi. Quindi creare un bel movimento in centro storico, molto importante per il commercio, perché chiaramente i commercianti metteranno a prezzi scontati un prodotto che sicuramente è buonissimo di stagione e quindi ha dei prezzi convenienti. Ci aspettiamo un bel inizio dei saldi che proseguiranno tutto luglio fino al 31 di agosto con delle occasioni veramente importanti. Una iniziativa che può rappresentare anche una boccata d'ossigeno per le attività economiche. Sì, un'iniziativa molto importante che ormai da più di 10 anni portiamo avanti, nata nel 2012 appunto da un'idea mia, di Barbara Marcolini, Filippo Bacchiocchi e tanti altri, con il comitato Apriamo il Centro, in cui abbiamo deciso di dedicare una serata veramente importante dedicata esclusivamente al mondo del commercio. Quindi dove l'attenzione appunto è incentrata alle scontistiche, a degli eventi per portare gente in centro storico e dare sostegno e supporto a una categoria che purtroppo, causa gli affitti molto alti, utenze che ormai sono alle stelle, vive dei momenti di difficoltà. Non ci dimentichiamo che gli ultimi 2 anni, causa Covid, c'è stato un calo per forza di cose in questo settore che è molto importante per la nostra città, ma abbiamo deciso di rimetterci in gioco, questa volta come tavolo economico, con la collaborazione non solo di Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato, per cercare di dare una nuova boccata d'ossigeno alle attività del centro storico. Rimaniamo a Fano per parlare di Ci sto a fare fatica, il progetto di cittadinanza attiva che coinvolge giovani dai 16 ai 21 anni. Allora vediamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. La voglia di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore è cominciata anche a Fano, la prima settimana del progetto estivo di cittadinanza attiva denominato Ci sto a fare fatica, facciamo il bene comune. Infatti, per il secondo anno consecutivo, gli assessorati alle nuove generazioni, ai lavori pubblici e al welfare di comunità hanno aderito al progetto dedicato ai giovani dai 16 ai 21 anni, finanziato dalla Regione e coordinato dal Centro Servizi per il volontariato delle Marche. Assessore, quanti sono i ragazzi che hanno aderito all'iniziativa? Hanno risposto affermativamente 40 ragazzi che abbiamo suddiviso in 4 squadre da 10, proprio perché così riusciamo a gestirli, controllarli ma anche a sostenerli meglio, che vengono assistiti da un tutor che è messo a disposizione dal CSV e anche da un handyman che è appunto una figura, un tuttofare che noi abbiamo attinto un po' sia da quelle che sono delle associazioni dei circoli ricreativi, quindi degli anziani, ma anche al tempo stesso di associazioni del territorio come la Caritas, dove interverranno con un progetto sociale proprio legato ai ragazzi all'interno del perimetro dei giardini radicioni, dei quali diciamo loro se ne stanno attualmente occupando. È sicuramente un'iniziativa positiva perché lo abbiamo registrato lo scorso anno con un forte senso d'appartenenza, già i ragazzi che sono qui alle mie spalle, a partire dal fatto che l'hanno iniziato da ieri, ma sono entusiasti perché si avvicinano al bene pubblico, è un senso alla responsabilità e anche alla fatica, se vogliamo impiegano del tempo estivo in questo modo e per loro è un tempo ben speso perché è un tempo che li educa ad essere dei cittadini migliori.
I ragazzi e le ragazze interverranno anche nelle recensioni di Casa Cecchi, dell'associazione Ridosso, di due scuole dell'infanzia, cioè il Giardino dei Colori al Poderino e la Trottola al Gimarra, e nella recensione della scuola primaria di Sant'Orso. Inoltre realizzeranno un murale all'ingresso dell'ambito sociale 6. Ad oggi sono circa 110-120 i ragazzi che hanno aderito, sono di 6 comuni, che sono Mondolfo, Fano, Mondavio, Pergola e San Lorenzo, che sono già partiti, e dovrebbe partire a breve anche San Costanzo. È importante anche questo coordinamento, questa sinergia, perché poi l'ambito mette anche a disposizione delle risorse per l'acquisto delle attrezzature, ma credo che sia fondamentale anche perché questo progetto esprime un grande valore, che è quello di non solo della cura dei beni pubblici o dei beni comuni, ma anche l'instaurare anche di relazioni sociali, umane. In questo caso anche quest'anno, con questa novità, anche tra i ragazzi e i più anziani, perché abbiamo coinvolto anche il gruppo degli anziani nel progetto All But Gold, ma anche con altre associazioni come l'Hauser, per cercare di affiancare, di sostenere, di consigliare, di supportare anche i ragazzi. Insomma, svolgere quel ruolo anche di scambio intergenerazionale, che è importante e che dà ancora più valore a questa bella progettualità. I numeri sono in crescita rispetto allo scorso anno? Sì, soprattutto qui nel comune di Fano abbiamo visto che siamo riusciti ad attivare in una settimana due gruppi in contemporanea, e vuol dire che c'erano più di 20 ragazzi pronti a partire. Poi gli verrà dato un riconoscimento? Sì, a fine settimana vengono ricompensati con questo buono dal valore 50 euro, che è utilizzabile in diversi supermercati della zona, e è un ringraziamento per il lavoro che hanno svolto e la disponibilità che hanno dato. Yasmin, quando hai deciso di iscriverti e che cosa ti ha spinto a prendere questa decisione? Allora, io mi sono iscritta qualche mese fa, e mi sembra che l'iscrizione iniziasse il 15 maggio, così, e mi sono iscritta alla fine della scuola, quindi avevo l'idea di fare comunque un qualcosa per l'estate e un progetto, comunque trovare qualcosa da fare. E i miei genitori mi hanno parlato appunto di questo progetto e mi sembrava comunque abbastanza interessante, comunque dava qualcosa da fare durante l'estate, un'occupazione, e poi c'è anche un posto in cui socializzare, conoscere altre persone, quindi mi sembrava un giusto impegno anche per l'estate, per passare l'estate. Complimenti e buon lavoro a tutti. Grazie. La situazione della pista ciclabile che costeggia la ferrovia all'Arzilla di Fano, dove transitano anche auto e moto, ha destato la reazione di Claudio Orazzi della Lupus in Fabula, che rivendica dall'amministrazione comunale un provvedimento teso a tutelare la viabilità dei più deboli. Allora sentiamo i dettagli nell'intervista che ha realizzato Massimo Foghetti. Siamo nei pressi della foce dell'Arzilla, tra un ambiente naturale ed un altro fortemente antropizzato. Qui ha inizio un percorso che conduce i bagnanti presso gli stabilimenti balneari che sono lungo la costa. Però qui c'è un problema di carattere urbanistico, ma soprattutto un problema di viabilità. Ne parliamo con Claudio Orazzi, vicepresidente di Lupus in Fabula. Allora sì, oggi è una giornata molto tranquilla, diciamo che non c'è quasi nessuno, ma qui il sabato e la domenica è un delirio. Come vedete alle mie spalle questa, quella che sembra una pista ciclabile, che ha tutte le caratteristiche di pista ciclabile, infatti è regolamentata e pianificata, quindi nel piano regolatore delle piste ciclabili, come pista ciclabile. Però come vedete non c'è nessun cartello che indica questa cosa, e quindi di fatto cosa succede? Che in questo tratto, in questo percorso entrano moto, motorini, quad, biciclette, tutti insieme, e anche auto. E le auto non entrano solo per lo scarico-scarico, ma entrano e parcheggiano in fondo. E quindi questa è una situazione insostenibile, secondo me, che riguarda anche fortemente un discorso di sicurezza. Ecco, una moto passa proprio in questo momento. E a Fano, ecco, Fano, quella che è Fano, appunto, si chiama Fano Città dei Bambini, la sicurezza dovrebbe essere una priorità. E non credo che una cosa simile ci sia in altre zone qui vicino a noi. Pesaro ha una pista ciclabile fatta in questo modo, dove da una parte c'è la ferrovia, dall'altra parte ci sono stabilimenti balneari, eppure non ho mai visto motorini
non ho mai visto macchine che la percorrono, salvo saltuariamente quelli, i furgoncini che devono fare il carico scarico, che arrivano e poi vanno via. Questa è una situazione assolutamente anomala e credo che l'amministrazione comunale debba porre rimedio. Mi appello anche a, diciamo, alle associazioni che difendono i ciclisti, in modo particolare Forbici, credo che anche loro si debbano impegnare per risolvere questa situazione. Rimaniamo a Fano, dove l'associazione polisportiva La Combattente ha consegnato una targhetta ricordo e quattro bocce a Monsignor Armando Trasarti. Il servizio di Filippo Pucci. Il direttivo della bocciofila La Combattente di Fano questa mattina ha consegnato un riconoscimento al vescovo uscente della diocesi di Fano Fossombrone Cagli-Pergola, Armando Trasarti. La consegna è avvenuta nella struttura del centro pastorale diocesano. Che cosa avete consegnato a Monsignor Trasarti? La società La Combattente ha deciso di dare un ricordo al vescovo Don Armando, perché ci sembrava inopportuno farlo andare via da Fano, farlo partire senza dargli un ricordo della nostra società, anche perché con noi ha avuto sempre un buonissimo rapporto. Ricordo che proprio 3 anni fa, nel 2020, è stato partecipe alla nostra gara per le vittime del Covid, dove ha benedetto sia la gara sia una corona di fiori che è stata poi depositata al cimitero. Quindi ci sembrava appunto opportuno dargli un ricordo della nostra società. Abbiamo dato una targa a ricordo e in più una cosa che poteva essere sembrare spiritosa, gli abbiamo dato una scatola di bocce, perché voglio dire è l'immagine della nostra, della polisportiva, e poi è una cosa, abbiamo pensato, originale. Comunque Don Armando ha apprezzato questo pensiero, questo gesto. Spero che questo gli faccia in modo che si ricordi della Combattente, come noi non ci dimenticheremo mai di lui. I quattro consorzi apistici delle Marche si sono alleati per valorizzare l'unicità del miele marchigiano e difendere la biodiversità. Con questo intento è nato il brand Marche di Miele. Ce ne parla Esther Muscò. Far conoscere la qualità dei mieli delle Marche, certificati e sicuri, prodotti da apicoltori marchigiani. È questo l'obiettivo dei quattro consorzi apistici delle Marche, che con un lavoro sinergico si uniscono sotto il nuovo marchio Marche di Miele. Il consorzio della provincia di Pesaro Urbino, con la guida di Frederic Oliva, insieme alla provincia di Ancona, di Macerata e alle province di Fermo e Ascoli, hanno stretto un'alleanza per valorizzare l'unicità del miele marchigiano e difendere la biodiversità in un periodo controverso, nel quale la produzione è totalmente compromessa a causa del maltempo, in cui si discute in Commissione europea la direttiva miele. La battaglia più grande di questo vostro nuovo progetto? È sicuramente quello di ottenere il giusto riconoscimento per un'attività che sembra marginale ed ha un indotto abbastanza limitato, però svolge una funzione fondamentale per la comunità tutta e per il settore agricolo, del quale, tenendo conto che noi ci alimentiamo con il 70% delle specie alimentari ad uso umano, si avvantaggiano dell'impollinazione degli insetti, in particolar modo delle api, quindi questo fa capire già che dipendiamo molto dalle api, insomma. Gli apicoltori marchigiani, insieme ai colleghi italiani, si battono affinché in etichetta venga inserita l'obbligo di indicare ciascun paese d'origine e la rispettiva quota percentuale nelle miscele di miele, per difendere la leadership mondiale nella produzione a denominazione di origine, con circa 850 prodotti, contro i falsi agroalimentari. Un progetto per difendere sostenibilità ed eccellenza, che attraverso un brand unico si racconta un alimento locale a chilometro zero, frutto del rispetto dell'ambiente e prodotto al 100% da api italiane. Quello che noi dobbiamo fare, il nostro dovere, è riuscire a fare una legge che sia corrispondente alle esigenze del settore, tra cui un ruolo diverso per gli apicoltori, che non è solo produrre miele, ma è fare cultura, divulgazione, didattica, a diminuire l'impatto fiscale, le tasse a questo settore che non ha alcune agevolazioni
che hanno altri settori e soprattutto riuscire a semplificare alcuni passaggi burocratici. Oggi le Marche stimano 71.497 alveari e 3.386 apicoltori, classificandosi tra le prime regioni in Italia per l'apicoltura con la sua lunghissima storia di cultura, tradizione nel settore. Creare una filiera istituzionale al dialogo continuativo e costante è l'impegno preso dal tavolo delle istituzioni presenti alla conferenza. Anni, recentemente abbiamo anche approvato la riforma della nuova legge, abbiamo distribuito dei fondi anche importanti a sostegno proprio degli apicoltori. Le api hanno un ruolo fondamentale anche nell'equilibrio dell'ecosistema, dell'ambiente, della natura e in più da parte nostra ovviamente c'è la volontà di sostenere comunque un settore che è sempre più ricco di produttori, di apicoltori che oltre alla passione innegabile stanno investendo anche risorse proprie importanti a livello imprenditoriale. È stato il Castello di Fano a vincere il Palio delle Contrade 2023 nell'ambito della 10ª edizione dei Malatesta Fano, l'evento organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia, andato in scena da venerdì a domenica nel centro storico di Fano. A sfidarsi al tiro alla fune sono stati anche i Castelli di Mondolfo, secondo classificato, Castelvecchio e San Costanzo, rispettivamente terzo e quarto classificato. Durante la rievocazione storica è stato celebrato anche lo sposalizio tra Pandolfo III e Pala Bianca. La cerimonia si è svolta seguendo la ricostruzione della dottoressa Anna Falcioni, docente di storia medievale all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con la regia di Leandro e Aldo Castellani. Inoltre è stato possibile ammirare sessioni di addestramento nella zona del Pincio e assistere all'esibizione di sbandieratori, musici, armigeri, giullari e sputafuoco anche in piazza Andrea Costa e in piazza 20 Settembre, fulcro della manifestazione. A riscuotere un grande successo anche le visite guidate curate dagli studenti del Nolfi a Polloni, che hanno registrato quasi sempre gruppi al completo. I Malatesta Fano torneranno il prossimo autunno con una serie di iniziative culturali. Cambiamo argomento. Per 4 giovedì alla Mediateca Montanari si svolgerà memorabilia, letture di libri e incontri. Primo appuntamento il 6 luglio nei giardini della struttura. Prenderà il via giovedì 6 luglio l'8ª edizione dell'evento Memorabilia, incontri letterari che lasciano il segno. Per 4 giovedì consecutivi, a partire dalle ore 21, incontri e presentazione di libri nei giardini della Mediateca Montanari di Fano. Quali sono gli appuntamenti di quest'anno? Inizieremo il 6 di luglio con Greta Cristini, che ci presenterà il suo libro Geopolitica, capire il mondo in guerra, di PM Editori. E proseguiremo poi il 13 luglio con Roberto Tiraboschi e l'Armonia dei Frutti Bacati di Edizioni EO. Giovedì 20 luglio proseguiremo poi con Elena Stancanelli, che presenterà il suo Tuffatore per la nave di Teseo. E il 27 luglio concluderemo la rassegna con Andrea Vitali, che ci presenterà Genitori Cercasi, edito da Einaudi. Come tutti gli anni, la rassegna sarà a ingresso gratuito e in caso di maltempo gli incontri si sposteranno presso la sala Ipogea della Mediateca Montanari. Vi aspettiamo tutti i giovedì di luglio alle 21 presso i giardini della Memo. Torna Memorabilia, un appuntamento estivo molto atteso non solo per chi frequenta abitualmente la Mediateca Montanari, ma un po' per tutta la città e negli ultimi anni tanto anche per i turisti. Arriviamo all'8ª edizione, un'8ª edizione che avrà un nuovo compagno di viaggio per la Mediateca Montanari per il sistema bibliotecario del Comune di Fano, che è Innovative Multiservice. 4 appuntamenti anche quest'anno, tutti giovedì sera, il 6, il 13, il 20 e il 27 di luglio, che ci accompagneranno a conoscere alcuni autori molto importanti della letteratura contemporanea italiana, toccando anche alcuni temi e alcuni aspetti di carattere contemporaneo che sono di grandissima attualità. Ad agosto torna a Fano per la sua 4ª edizione Cine Fortune. La rassegna di cinema quest'anno celebra il talento di Massimo Troisi a 70 anni dalla sua nascita e quello di Alberto Sordi a 20 anni dalla sua morte. L'altro omaggio sarà invece ad uno dei più grandi registi italiani contemporanei, Gianni Amelio, che riceverà il premio Cine Fortune. Altra novità dell'evento è Piazza 20 Settembre, che dal 2 al 5 agosto, a partire dalle ore 21:15, si trasformerà in una grande arena di cinema con uno schermo di 40 minuti
metri quadrati per vedere o rivedere gratuitamente alcuni grandi capolavori del cinema. Si inizia mercoledì 2 agosto con Il Postino, ultimo film da interprete per Troisi, scomparso a soli 41 anni poco dopo le riprese nel 1994. Ora passiamo alla musica con il nuovo singolo della Borghetti Bugaron Band, che celebra i 35 anni di attività musicale a Fano con il brano El Barnesi. Il servizio è stato curato da Stefania Bonomi. Sarà disponibile dal 9 giugno su tutti i digital store. È il nuovo singolo El Barnesi della storica Bugaron Band fanese, nata nel 1988, che quest'anno festeggia i 35 anni di attività artistico-musicale e li festeggia con un brano dalle pronunciate sonorità rock e dai significati filosofici. Non è un bar, descrivete voi, ma un luogo in cui si riuniscono, vi riunite, gustando cibo e vino di qualità e discutendo di argomenti profondi. Sì, è un luogo dell'anima, cioè è un luogo che non esiste, non c'è, è tutte le volte che siamo insieme. Tutte le volte che siamo insieme in qualsiasi posto siamo al Barnesi, che è questo posto appunto immaginario che io ho immaginato proprio sfuggire a tutte quelle che sono le categorie con cui noi conosciamo le cose, spazio, tempo, principio di casualità e quindi un luogo staccato anche forse dalla realtà, però quando siamo insieme siamo lì. La canzone, interpretata in dialetto fanese e prodotta dalla nuova New Entry Nicolò Serafini, vuole essere un inno alla libertà di pensiero, con sottotesti profondi e al tempo stesso divertenti, carichi della tipica ironia del dialetto portolotto. Senti, che cos'è il dialetto portolotto fanese? Il purtulot è il dialetto del porto di Fano, che si differenzia, come insomma sanno quelli che un pochettino il dialetto lo studiano, dal dialetto del selciato, cioè del centro città, al dialetto delle campagne. Ci sono delle differenze a volte anche sostanziali, cioè le A diventano E o le E diventano A, noi dice El Mar, in città dicono El Mar con la A, eccetera eccetera. Ha anche un modo di cantilenare molto particolare. Noi siamo fondamentalmente portolotti e parliamo quel dialetto lì. El Barnesi et la main, cumper improvvisamente. El Barnesi è del cor e tocca chi appella al volo. Il singolo si propone al pubblico come un'ulteriore metafora che da sempre accompagna la vasta discografia dei Bugaron, uno spazio metafisico che appare e scompare per poi tornare sfuggendo al concetto di tempo e casualità. Qual è l'affinità tra il pensiero filosofico di questi, appunto, di questi nomi importanti e la vostra musica? Io sono un appassionato di filosofia, quindi gli ultimi pezzi, quello che sto scrivendo ultimamente è molto influenzato da questo. In questo caso proprio le categorie kantiane di spazio-tempo, no, con cui noi conosciamo le cose, io cerco di superarle, diciamo così, immaginando questo luogo che poi è reale perché tutte le volte che siamo insieme ma non esiste fisicamente, e quindi ci sono anche immagini come, no, un giardino dove ci sono i tavolini sospesi per aria, cioè un luogo che c'è ma non c'è. Ma la vera peculiarità che da 35 anni caratterizza la Bugaron Band è la passione per il territorio fanese, rendendo questo gruppo testimone di una lunga storia sia musicale che artistica. Lo amiamo molto, la città, ma anche tutta la provincia. L'abbiamo sempre girata tantissimo. Abbiamo tanti paesi dove abbiamo amici, dove abbiamo suonato. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al nuovo brand Marche di Miele. Vedete qua tutti i riferimenti, non mi resta altro che augurarvi una buona serata. L'informazione invece torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti. Buona serata.